Buongiorno, buongiorno, pronti alla partenza. Ci troviamo davanti al castello di Bereguardo. Siamo pronti per partire per questo weekend di pioggia, fango e gloria. Abbiamo anche un ospite in giornata che è venuto per farsi mettere in pressione le gomme. Sto pazzo, si è fatto Milano-Bereguardo con 1.2 davanti e 0.8 dietro, non diciamo altro. Ci vediamo lungo il percorso. Hey, true, bet that up for the track. We'll take it to the top, and that's the truth. Truth hurts. Oh yeah. If you're broke, but you're still pimping, drinking, smoking, then say. Oh yeah, oh yeah. If you're balling, buying bottles, then say. Oh yeah, my man. If you're pimping, you're stepping. Put your thongs up and party with me. On the count of three, everybody claim where you're from. One, two, three. The bottom, that's where I'm from. That's where I reside. That's what I represent till I die. Tuck your chains in, put your drinks down, and your sets up and get wild for the night. Pitbull ride strikes smooth like a Lex truck. Mama, you got the next nut. Alright. Pick a low in the VIP with four fingers in the air hollering for life. I'm the chico that'll put it down for his people. Get my hands on any and everything, but I always keep my hands clean. Cause Miami's full of dirty money and dirty things. Oh yeah, if you're broke but you're still pimping, drinking, smoking, then say. Oh yeah, oh yeah. If you're balling, buying bottles, then say. Oh yeah, my man. If you're pimping, you're stepping. Look good from far, but when she got close, she was far from good. And I was like, oof, I got the vodka, Cuba's got the cranberry juice. Now it's time to get loose. Esto aquí es para los marimberos que tienen más cadena que cuello. Con dinero y una panza que parece que se comieron el lechón entero. Así mames, who messes with them. Tan, ta, ta, ta. Attenzione, attenzione, guardiamo un po'. Fa vedere Thomas. Perché era grippato, guarda. Sì, 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 ma ha spaccato proprio la maglia. Tutte le cose che ti possono succedere, queste non avrei mai pensato. Oh, ti è andata di culo, ti è andata di culo che là davanti c'è la strada, quindi ti metti là col carattrezzi e fa un culo. Sì, ho capito. Beh, non riusciamo a tirargliela su. Ma zio, se gli metti la 5.20 su un passo 5.25, che succede? Non va bene, non entrerà mai. Fra un chilometro di nuovo così. Vabbè, almeno là c'è qualcosa. Per spinta. Ok, allora adesso guardiamo un po' il meccanico all'opera. Guardate qua. Intanto l'espressione, cioè l'espressione è bellissima, ragazzi. Cioè la concentrazione. Poi, in realtà lui... E poi, come al solito in Italia, uno lavora e l'altro beve. Guarda, il caffè. Tutti guardano. E poi c'è lui, l'uomo Instagram. Il capo progetto, direttore dei lavori. Silvestrini! Allora. Questo è l'unico mio limite per farmi qualche viaggetto, tra virgolette, un po' più lungo da solo. Se c'è un problema, approfittiamo per questo tutorial. L'installazione catena Africa Twin RD7. Giusto? Sì. Bene. Primo passo, spezzare la catena. Fatto? Bene. Non servono attrezzi per quello. Secondo passo, svitare la leva del cambio. Perché mamma Honda, quando ha pensato questa moto, ha detto: ma sì, dai, per mettere sulla catena è meglio tirar giù mezza moto, non che si possa fare direttamente. Un consiglio, fate il segno così rimettete il pedalino del cambio alla stessa altezza. Figa, quante ne sa? Quante ne sa? Ma vedi, il brizzolato serve a quello. Ah, e tu dici che il capello bianco è quello che fa. È l'esperienza. Ce l'avevo anche a 20 anni il capello bianco, il colmo è quello. Vuol dire che eri esperto già a 20 anni. Esatto. Dopo aver rimosso la leva del cambio, scopo, andiamo. Ci vuole l'otto per smontare il carterino. Perché anche questo è mamma Honda. Perché fare tutto della stessa misura? Meglio usare 7 teste diverse. Con la chiave dell'otto procediamo allo smontaggio del copricarter. Nel frattempo lui, come se stesse nascendo un figlio, aspetta. Osserva. È un parto per lui questa cosa qui.
cazzo, ci fosse stato un bar vicino perlomeno. Figa, ancora con sto cazzo di bar. No, vogliono lo sprint, da sprint. Tu cerchi il bar, lui il bar se lo crea. Dobbiamo ricordarcelo. Procediamo ora all'installazione della catena da un tecnico certificato. Cazzo, certo che potevano mettere anche due in più, se uno ti cade lo perdi, no, giusto? Sei fottuto! Ho bisogno del tuo pappagallo, Vigna. È già lì. Vigna! Ripartiamo? Andiamo! Ok, allora siamo in pausa pranzo. E aspetta che allungo un po' il bastone così ci si vede tutti. Siamo fermati in pausa pranzo in un posto molto figo. E abbiamo cambiato la catena di Fabio. Grazie a Thomas che come al solito. Saluta Thomas. Grazie a Thomas che come al solito mette a disposizione le sue competenze meccaniche pratiche. E adesso ci raccontavano del jolly che Davide per gli amici Carmine si è giocato in ghiaia. Ho spostato una zolla piuttosto che e niente, adesso ci mangiamo un panino e poi dovremmo in teoria puntare al punto di bivacco per poi piantare le tende e vedere di organizzarci la cena. Non mi è mai costato così poco per vedere da bere a quattro buone. Ti è andata bene che siamo tutti a stemi praticamente. No. Esatto. Ora mancano gli ultimi 20,6 chilometri e siamo anche in orario. Giro questa clip perché ho paura di quello che potrebbe succedere nei prossimi 20,5 km. Ho la batteria a zero e dovrei fermarmi a cambiarla, ma siamo arrivati quindi non vale la pena. Spero che la prossima clip sia al campo. Clip divertente! Se do gas, la ruota davanti alza talmente tanta acqua che mi lavo la faccia da solo! Belle le gomme tassellate! Però, oh, devo dire, cazzo tengono, non me l'aspettavo, adesso minimo 3-2-1 scivolo, però non me l'aspettavo, cioè tengono veramente bene, per essere delle gomme tassellate da cross, cazzo si stanno comportando proprio bene, ma bene bene. Niente, oramai io se esco c'è sempre la nebbia è mia amica. Adesso vediamo fin quando durerà questa clip, perché è l'ultimo residuo di batteria che ho. Ci segna 2,7 km all'arrivo. Ce l'abbiamo quasi fatta, anche in orario, sembrerebbe. Ok, sono lì. Vediamo, 7,